Domenica 21 gennaio, terza domenica del tempo ordinario. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Il caleidoscopio è uno strumento affascinante. Si rimane incantati, quasi rapiti, dallo spettacolo di luci e colori, di forme e simmetrie che si avvicendano e che vengono fuori da un continuo rimescolamento degli stessi elementi. Gesù fa così con i discepoli quando li chiama alla sequela. Non cancella ciò che sono, non mette da parte le loro attitudini, le loro abilità, la loro storia. Gesù rimescola. Così un gruppo di pescatori resta un gruppo di pescatori, ma la forma del loro pescare cambia radicalmente. I discepoli diventano pescatori di uomini, prima lungo quelle stesse rive, poi sempre più lontano, fino agli estremi confini della terra. Talvolta ci convinciamo che seguire Gesù significhi rinunciare a qualche pezzetto di noi o rinchiudere in un cassetto una passione, un'attitudine, un sogno. Gesù ci invita invece a fare della nostra vita un meraviglioso caleidoscopio, dove rimescolare tutti gli elementi per tirare fuori, con gli stessi colori, qualcosa di meraviglioso e inedito. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.